Sono Francesco Foti e aderisco anch'io più che volentieri alla fantastica iniziativa di Corrado D'Elia e Sergio Maifredi e volevo contribuire con Diritto al delirio di Edoardo Galeano. Nel 1948 e nel 1976 le Nazioni Unite proclamarono le grandi liste dei diritti umani. Tuttavia, la stragrande maggioranza dell'umanità non ha altro che il diritto di vedere, udire e tacere. Che direste se cominciassimo a praticare il mai proclamato diritto di sognare? Che direste se delirassimo per un istante? Puntiamo lo sguardo oltre l'infamia per indovinare un altro mondo possibile. L'aria sarà pulita da tutto il veleno che non venga dalle paure umane e dalle umane passioni. Nelle strade le automobili saranno schiacciate dai cani. La gente non sarà guidata dalle automobili, non sarà programmata dai calcolatori, non sarà comprata dai supermercati, né osservata dalla televisione. La televisione cesserà d'essere il membro più importante della famiglia e verrà trattata come una lavatrice o un ferro da stiro. La gente lavorerà per vivere, invece di vivere per lavorare. Ai codici penali si aggiungerà il delitto di stupidità che commettono coloro che vivono per avere e guadagnare, invece di vivere unicamente per vivere. Come il passero che canta senza saper di cantare e il bimbo che gioca senza saper di giocare. In nessun paese verranno arrestati i ragazzi che rifiutano di compiere il servizio militare. Gli economisti non paragoneranno il livello di vita al livello di consumo, né paragoneranno la qualità della vita alla quantità delle cose. I cuochi non crederanno che alle aragoste piaccia essere cucinate vive. Gli storici non crederanno che ai paesi piaccia essere invasi. E i politici non crederanno che ai poveri piaccia mangiare promesse. La solennità non sarà più una virtù. E nessuno prenderà sul serio chiunque non sia capace di prendersi in giro. La morte e il denaro perderanno i loro magici poteri. E né per fortuna né per sfortuna la canaglia si trasformerà in virtuoso cavaliere. Nessuno sarà considerato eroe o tonto perché fa quel che crede giusto invece di fare ciò che più gli conviene. Il mondo non sarà più in guerra contro i poveri, ma contro la povertà e l'industria militare sarà costretta a dichiararsi in fallimento. Il cibo non sarà una mercanzia. Né sarà la comunicazione un affare, perché cibo e comunicazione sono diritti umani. Nessuno morirà di fame, perché nessuno morirà di indigestione. I bambini di strada non saranno trattati come spazzatura, perché non ci saranno più bambini di strada. I bambini ricchi non saranno trattati come denaro, perché non ci saranno più bambini ricchi. L'educazione non sarà il privilegio di chi può pagarla. La polizia non sarà la maledizione di chi non può comprarla. La giustizia e la libertà, gemelli siamesi condannati alla separazione, torneranno a congiungersi, ben aderenti, schiena contro schiena. Una donna nera sarà presidente del Brasile e un'altra donna nera sarà presidente degli Stati Uniti d'America. Una donna india governerà il Guatemala e un'altra il Perù. In Argentina le pazze di Plaza de Mayo saranno un esempio di salute mentale, poiché rifiutarono di dimenticare nei tempi dell'amnesia obbligatoria. La Santa Chiesa correggerà gli errori delle tavole di Mosè e il sesto comandamento ordinerà di festeggiare il corpo. La Chiesa stessa detterà un altro comandamento dimenticato da Dio: amerai la natura in ogni sua forma. Saranno riforestati i deserti del mondo e i deserti dell'anima.
I disperati diverranno speranzosi e i perduti saranno ritrovati, poiché costoro sono quelli che si disperarono per il tanto sperare e si persero per il tanto cercare. Saremo compatrioti e contemporanei di tutti coloro che possiedono desiderio di giustizia e desiderio di bellezza. Non importa dove siano nati o quando abbiano vissuto, giacché le frontiere del mondo e del tempo non conteranno più nulla. E la perfezione continuerà ad essere il noioso privilegio degli dèi. Però, in questo mondo semplice e fottuto, ogni notte sarà vissuta come se fosse l'ultima, e ogni giorno come se fosse il primo.